Dai circoli del Partito Democratico emergono in maniera netta le preferenze per i candidati alla corsa per succedere Enrico Letta. La partita 4 si attesta tra il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e la sua vice Elly Schlein. La deputata domenica scorsa ha incontrato i suoi sostenitori al centro congressi dell'Hotel Baia Flaminia di Pesaro. Tra i promotori del comitato provinciale rientrano i coordinatori Davide Giuliani ed Erika Maggi, il sindaco di San Costanzo Filippo Sorcinelli, l'assessore pesarese Camilla Murgia, Giuseppe Paolini, presidente della provincia di Pesaro Urbino, il consigliere di Fano Enrico Fumante e Graziano Cini. Schlein, che si piazza al secondo posto, si dice ottimista e pronta a costruire un nuovo PD che ponga al centro temi fondamentali come le disuguaglianze, il clima e il lavoro. Siamo molto soddisfatti anche dei risultati di questa prima fase interna, che sono al di sopra delle nostre aspettative. Sapevamo che era una fase più in salita, anche perché guardate l'entusiasmo che si genera in queste serate. Queste sono tante persone che in questi anni non ci credevano più e che oggi stanno tornando, è la responsabilità più grande che abbiamo. Ma se fanno passaparola, noi riusciremo a travolgere quelle primarie con un'ondata di partecipazione che ci permetterà di vincere, di cambiare davvero questo partito, ne abbiamo bisogno, e di cambiare anche il paese, perché tutto questo non dimentichiamo che ci serve a costruire un'alternativa solida alla destra che è andata al governo dopo la nostra sconfitta del 25 settembre. Diciamo, è giusto che in un congresso ci confrontiamo sulle idee, quindi è normale che ci si schieri con l'uno o l'altra candidata a seconda anche delle proprie idee, dei propri bisogni. Io faccio davvero un in bocca al lupo a tutte e tutti i nostri amministratori, lavoreremo tutti insieme il giorno dopo fianco a fianco, su questo io non ho alcun dubbio. Poi certo, come dicevo questa sera, da un lato dobbiamo riuscire a costruire le condizioni per cui la buona pratica che un'amministratrice o un amministratore riesce faticosamente a mettere in campo per la propria comunità diventi una politica nazionale del partito a disposizione come patrimonio collettivo di tante e tanti altri, su questo lavoreremo. Ma non credo che il partito si debba schiacciare solo sull'amministrazione, che debba essere un partito degli eletti o degli amministratori, e non lo credo perché di per sé, lo dico da ex amministratrice regionale, l'essere amministratore non esprime di per sé una linea politica, e questo congresso invece credo ci serva per ritrovare una linea politica chiara, per scegliere da che parte vogliamo stare, chi vogliamo rappresentare, qual è la visione del paese che ci anima, ci sveglia la mattina e ci fa fare politica tutti i giorni. Ecco, questo per noi è il punto cruciale, e quella che proponiamo noi si basa sulle diseguaglianze, sulla lotta alla precarietà e sulla questione climatica, su cui c'è da essere molto più coraggiosi di quanto il partito non sia stato fino a qua.